Ciao a tutti ragazzi e ragazze, queste sono tutte le orchidee che attualmente ho. Cioè, penso di aver un po' degenerato, però non ho intenzione di smettere questa passione perché mi piace davvero molto. Oggi stavo pure annaffiando, ho combinato un macello, diciamo che non vedo ora che avrò quella serra, almeno posso ripulire questa stanza e dire a mia zia, finalmente casa tua sta a posto. Vabbè, e comunque oggi stavo annaffiando e stavo concimando con questo concime, scusatemi, adesso ve lo mostro. Questo concime che mi è stato spedito da Varesine Orchidee per gli amanti del tropicale. Allora, il fertilizzante 20-20 consigliato, vabbè, da Varesine Orchidee, 100 grammi, 20% azoto, 5,6% azoto nitrico, 4% azoto ammoniacale, 10,4% azoto ureico, 20% anidride fosforica, 20% ossido di potassio in microelementi. Dose un misurino per litro d'acqua ogni 2/3 innaffiature per tutto l'anno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vabbè, io posso, diciamo. E questa è la sera. Adesso vi voglio mostrare come creare queste bellissimi addobbi per le tinnanzie, però prima ne ho già preparata una da me e da prendere come loro, che adesso me la preparo. Non so se ve la faccio in questo stesso video dove io voglio estrarre le fioriture dell'anno e del mese oppure in un altro video. Comunque, vabbè, questo mi è già spedito, l'ho già comprato fiorito e sta sfiorendo, come potete vedere. Se no, vi faccio vedere un fiore sbocciato da poco. Vedete com'è bello il cimbidium ibrido. Cimbidium ibrido supremo. Poi mi sta fiorendo il dendrobium. Aspettate, scusatemi, ve lo prendo e ve lo faccio vedere. Mi sta fiorendo il dendrobium. Non mi viene il nome, o Molly. Molly, sì, avevo azzeccato. Vedete, fa questi fiori bianchi. Cercateli su Google, sono davvero belli. Non vedo ora che si aprino, vi faccio un video a proposito. È una zattera comprata da Orchideria di Giancarlo Pozzi. Dove sono andato quest'anno? Quest'anno ritornerò sia da Giancarlo Pozzi e vi farò un video. E se riesco anche andare alla Varesine Orchidee per la mia prima volta e fare qualche acquisto un po' da entrambi, che sono due coltivatori molto bravi, diciamo. Se no, vicino da me, vicino alle Marche, ci sta un altro coltivatore solo che fa scambio. E poi vedo se un giorno passo. Poi la Begonia sectifera. Mi sta fiorendo queste escrescenze, diciamo che sono verdi, dovranno diventare arancioni per essere fiorite, adesso sono ancora i boccioli, diciamo. Intanto vi volevo far notare che la Phalaenopsis pulcra si sta mosciando, diciamo, non so come spiegarvelo, sto facendo qua del nero. Se qualcuno mi può dare dei consigli, perché io sono alle prime armi, come sapete, ormai è 3 anni che mi sono appassionato. Se qualcuno mi sa dare consigli, adesso andiamo alle fioriture serie. Dendrobium Berryoda. Allora, scusate il macello, devo ancora pulire qua da un botto di tempo. Guardate che bellissimi fiori. Ha fatto un ramo, due rami. Una pianta davvero molto bella, questa ce l'ho da quando mi sono appassionata. La prima ad essere comprata è stata, oltre a due Phalaenopsis, di cui una è questa che sta già anche rifiorendo, e poi avevo comprato questa Cattleya, poi lei, poi l'Oncidium, poi non mi ricordo più, poi il Paphiopedilum e le altre, vi giuro, non me le ricordo. Il mio ultimo acquisti. È tanto che non prendo un'orchidea. I miei ultimi acquisti sono stati quando sono andata alla fiera a Roma, che ho preso quelle 4 orchidee che vi ho fatto il video. Poi di mie che stanno fiorendo sono il Dendrobium nobile. Questo è bianco ma sta facendo delle tonalità violacee. Penso, se lo trovo, penso di comprarne un altro Dendrobium nobile, anche se già ne ho due. Uno sta qui e l'altro sta qui. Però vorrei uno da fiore viola. Se riesco a trovare un Dendrobium nobile giallo, ma qui a Pescara solo viola e bianchi li vendono. Questa mia cambria, guardate che bella, questa era quella che non aveva il nome. Oggi ho fatto tipo questa specie di recinto, vedete, perché se no cadeva di sotto. Allora, per non farla cadere, perché essendo che prende tutta di qua la pianta. Questa è la mia nursery, la mia nursery, non mi viene il nome, dove ci sono le mie piante che devono nascere, due Oncidium
è questa maxillaria che mi si è rotta la foglia, però mi si è rotta già, c'era già una radicetta dove si è rotta. E quindi ho pensato di metterla qua, ma ormai è una settimana che sta in questo stato, ancora non muore, non degenera, non lo so. E allora tengo a tenerla qua. Le altre piante che vi voglio fare vedere ve le mostro adesso. Questa Phalaenopsis, bellissima, un ramo sta qui. Questa me l'hanno regalata a Pescasseroli, un negozio di floricoltura che gli stavano sfiorendo e stavano un po' male. E gliel'avevo chiesto, questa penso che sia da concimare, ma non l'ho mai concimata ancora. Quindi vedo perché sta ingiallendo un po' le foglie, l'acqua ce l'ha avuta sempre. Questa è una Phalaenopsis, un ramo fiorito qua e un altro ramo bellissimo. Guardate, mi lascia toccarli. Poi lei sembra a Pescasseroli ripresa, ma questa l'ho comprata, sembra a quel negozio. E vedete qui, questo sta nascendo. Poi, Dio Mocado, questa che oggi mi è caduta, infatti stava là e l'ho levata. Che sta qua nascendo e un altro dietro, solo che mi si è spezzato come è accaduto, vedete, si è spezzato. Poi, che cosa c'è che vi volevo far vedere? Oddio, scusatemi, mi si sta scaricando la batteria, se mi si spegne il video di colpo, vi perdono. Vabbè, ecco, la mia Cattleya. Non me ne ero accorto, questa foglia stava sempre più diventando chiara, poi mi sono accorto che si era spezzato. Allora ho messo cannella, l'ho tenuta dritta e adesso spero che passi, la fotosintesi clorofilliana, cioè sì, vabbè, avete capito, la linfa, spero che passi, se non passa, muore lo pseudobulbo. Poi qua va bene, qua stanno tutte bene, qua anche sta fiorendo, vedete, sta riprendendo. La gongora truncata, sempre qua, oggi la vado ad annaffiare. Dai, degeneriamo insieme, scusate il macello, è che queste sono le due stanze che uso solo io, quindi le ho degenerate così e non pulisco mai, mi sa che almeno ci sono quasi mai entrati, quindi non mi hanno mai dato niente. Solo una volta mia zia ha provato a pulire, solo che poi ho ridegenerato tutto. Quindi non vedo ora che mi è pronta la serra, cioè ancora non iniziano a farla, penso che per la prossima per quest'estate sia pronta. Ci mette tanto ad entrare. Io mi stoppo quando vedo che quando inizia a entrare a vedere l'acqua all'interno della corteccia. Vedete come sale, la vedete? Mo sale anche la pianta. Quindi posso smettere adesso di annaffiarla. Lascio 2 minuti così. Nel frattempo andiamo in serra. Ciao! Vorrei farvi vedere quanta acqua ha assorbito. Prima il livello stava lì dove vedete la terra che sta ricacciando. Ecco, tutto a posto. Adesso vi farò vedere come preparare questi. Arrivo subito. Il materiale sarà una tillandsia, un paio di forbici e del fil di ferro. Prendiamo il fil di ferro. Eccolo. Su per giù tagliamola a questa lunghezza, vedete? Preferibilmente usate delle tenaglie, se non le avete vanno bene anche le forbici, dovete fare più pressione. Spero che ho rimesso la telecamera dritta, se no vedete il video tutto storto. Metti caso che lo vedete storto, lo carico lo stesso e domani rifaccio lo stesso video dedicato a come usare questo, come fare questa cosa con le tillandsie. Adesso trovo un punto fisso dove mettermi. Ciao!